Sospesa sopra il torrente a 97 metri di altezza, ecco come sarà la nuova passerella pedonale di Sondrio, da realizzare nella suggestiva zona delle Cassane del Mallero. Larga 3,5 metri collegherà Ponchiera Mossini, si potrà vedere raggiungendo la località Gombaro. Con una delibera la Giunta ha approvato lo studio di fattibilità. Presentiamo pubblicamente il progetto di fattibilità tecnico ed economico della passerella sulle Cassane del Mallero, che è un progetto qualificante che noi abbiamo inserito lo scorso anno nel nostro programma elettorale. È un tassello per noi importante e rilevante di una strategia più ampia, di ampio respiro, che punta a realizzare un'apertura verso attrattività e turismo e per rendere appunto la nostra città e soprattutto il suo splendido territorio circostante, territorio delle frazioni, il paesaggio splendido dei terrazzamenti, un punto di partenza per un rilancio complessivo della nostra città. La soluzione illustrata in municipio è frutto del lavoro congiunto dall'architetto Francesco Venzi, del geologo Maurizio Azzola, degli studi Maffeis Engineering e Moncecchi Associati. La passerella è una struttura molto leggera che abbiamo voluto pensare per poterla collocare in modo molto discreto a livello paesaggistico, quindi una struttura funitese in acciaio che si colloca in un punto stretto della gola tra Mossini e Ponchiera. Dalla passerella si godrà di una vista mozzafiato sulle Cassandre, avrà un'altezza indicativamente di 95-97 metri e ha uno sviluppo complessivo di 145 metri tra sponda e sponda. Io mi sono interessato dalla parte geologica, quindi abbiamo fatto i primi studi sul tipo di terreno facendo delle misure sismiche per individuare la profondità. A breve dovrebbero partire i sondaggi che ci permettono di caratterizzare bene il terreno, perché la passerella ha bisogno, essendo con delle funi tese, ha bisogno degli ancoraggi che vadano in profondità e siano ben solidi con il terreno. Grazie ai LED la passerella sarà percorribile anche di notte. Al centro i parapetti lasceranno spazio al vetro per ammirare meglio il panorama. 900.000 euro l'importo dei lavori, che dureranno 6-7 mesi. Il quadro economico complessivo è di circa 1.200.000 euro. Noi puntiamo sicuramente a finanziare quest'opera con il contributo di terzi, perché quest'opera è un'opera a nostro avviso emblematica, un'opera significativa e un'opera che già sta suscitando molta attenzione e interesse.